Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni del tempo per il fine settimana del 23 e 24 febbraio. Un promontorio anticiclonico si estende dal Mediterraneo al Mare del Nord, interessando il settore occidentale dell'Europa, mentre una saccatura occupa il settore orientale con un minimo depressionario che si isola sui Balcani e scende fino alle coste libiche in serata. Il Piemonte si trova al confine tra queste due strutture e è caratterizzato da un'intensa ventilazione in quota e da flussi umidi e freddi da est nei bassi strati. Sono attesi pertanto cieli sereni o poco nuvolosi in alta quota e nubi in aumento dalla mattinata su Appennino, Langhe e Roero e zone pedemontane alpine, in graduale dissolvimento dal tardo pomeriggio. I venti soffieranno da nord-est, moderati o localmente forti, con rinforzi molto forti in serata su Appennino e Alpi Liguri. A causa dei flussi freddi nei bassi strati si assisterà a una decisa inversione termica. Lo zero termico sarà quindi in deciso calo sugli 800 metri sul basso Piemonte e sui 1800-2000 metri sulle Alpi. Anche le temperature subiranno un netto calo, più deciso per le temperature massime a media-bassa quota. Domenica il promontorio atlantico si espanderà verso est sulla Russia, determinando un nuovo aumento del geopotenziale sul Piemonte, mentre il cutoff continuerà a interessare le coste libiche. Avremo pertanto un cielo sereno poco nuvoloso su tutti i settori. I venti soffieranno da nord-est, generalmente moderati, con raffiche forti al primo mattino su Appennino e Alpi Liguri. Lo zero termico sarà in nuovo deciso aumento sui 2.400-2.500 metri. Le temperature massime si manterranno pressoché stazionarie, mentre le minime saranno in sensibile calo. Per ulteriori informazioni o aggiornamenti, consultate i nostri siti o le nostre app. Un saluto e buon weekend!